per oggi, grazie anche al ministro che sappiamo che dovrebbe essere in questo momento anche un altro al Senato, ha fatto una fuga per venire qua apposta a testimonianza dell'importanza del significato di questo disegno di legge. C'è qua anche l'onorevole Urzì, che ringrazio oltre all'onorevole Cerreto. L'onorevole Urzì ha presentato una proposta di legge in quasi contemporanea e quindi andremo in abbinata. Ora, proprio in sintesi, il significato di questo disegno di legge, che io avevo già presentato nel 2013 e fu approvato in Liguria, è di andare incontro alle necessità anche psicologiche delle donne, grazie anche all'onorevole che è venuto a partecipare, non vorrei dimenticare qualcuno, chiedo scusa, non, Sara, vabbè, grazie a tutti. Io ricordo quando giovane medico in oncologia avevo avvertito, parlando con le pazienti, che erano più preoccupate dell'effetto della chemioterapia sulla perdita dei capelli che dei dolori o della sofferenza che avrebbero provato a causa di quelle, in conseguenza di quelle terapie. La prima domanda che mi facevano erano: ma perderò i capelli? E allora ho capito cos'era veramente il significato importante da un punto di vista psicologico. Siccome però una parrucca costa tra gli 800 e i 1000 euro, di quelle diciamo più semplici, già fatte, o 3000-4000 euro, quelle che invece vanno fatte ad personam, e siccome tante persone non hanno, alla fine del mese vivono con una pensione di 1.300, 1.400, 1.500 euro al mese con cui devono pagare un mutuo, un affitto, il mangiare, tutto quanto, molte donne non potevano permettersi di comprarsi una parrucca, e quella calvizia dovuta alla chemioterapia per loro era la vera sofferenza della malattia. Ecco che nel 2013 ci siamo riusciti, in una regione di estrema in cui ero all'opposizione io, all'unanimità, confido che anche qui questo sia un disegno di legge che, grazie anche all'onorevole Vieti che è su in commissione ma è calendarizzata, possa avere un percorso molto rapido, con ovviamente con tutti gli accordi, diciamo, da un punto di vista scientifico si possono fare questa legge anche con la forza di opposizione, ma io confido in un percorso molto veloce per poter garantire alle nostre pazienti di avere un contributo di 500 euro se rientra nei 50.000 euro di ISEE e si possono comprare una parrucca. In più c'è anche, per poter coprire la calvizie, c'è anche la proposta della banca dei capelli, una prova di 2 anni per una banca dei capelli dove qualunque cittadino o cittadina può andare a depositare i propri capelli e con queste vengono fatte delle parrucche che le associazioni di volontariato, a cui bisogna dire un grandissimo grazie, possono fornire alle pazienti. Ringrazio la presenza anche del Presidente della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, il professor Scrituli, e il Presidente, il professor Perrone, Presidente dell'Associazione Italiana Oncologi Medici, che dimostrano l'interesse che c'è proprio per questo tipo di sofferenza psicologica delle nostre pazienti, a cui va tutta la nostra vicinanza. Ministro, mi fermo, o il capogruppo adesso le... Saluto l'amico onorevole Matteo Rosso per questa bella iniziativa, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Tommaso Foti e i professori e amici Schittulli e Perrone. L'invito di Matteo è particolarmente gradito perché mostra veramente sensibilità per un tema che è sentito molto soprattutto dalle donne che, come diceva lui, sono colpite dall'alopecia indotta dalla chemioterapia. Consentitemi alcune brevi considerazioni. Oggi, grazie agli enormi progressi compiuti dalla ricerca, ne parlavo prima col professor Perrone, le terapie oncologiche e in particolare i chemioterapici hanno una minore tossicità e minori effetti collaterali. Però ancora oggi quasi 2/3 delle donne che fanno terapia antitumorale sono colpite dall'alopecia. Questa è una condizione che provoca un grande disagio emotivo, difficoltà nelle relazioni interpersonali e in alcuni casi si arriva addirittura ad avere delle ripercussioni sull'aderenza terapeutica. Quindi aiutare le persone che soffrono di alopecia, anche se temporanea, significa dare loro veramente la possibilità di vivere la malattia con una serenità maggiore, con un più grande coraggio. Si tratta di un sostegno importante per garantire il benessere psicofisico e questo avviene già in molte regioni con misure economiche, come ricordava prima Matteo, per esempio in Liguria, destinate all'acquisto di parrucca. Sono contributi però che a volte risultano insufficienti. In questo contesto pertanto appare utile associare una maggiore omogeneità nell'erogazione dei contributi anche per quanto riguarda i criteri di accesso, per garantire a tutte le persone ovunque si trovino di avere le stesse possibilità. È senza dubbio degna di interesse ogni proposta diretta a valorizzare e a supportare il lavoro che le associazioni di volontariato svolgono in diverse città per offrire gratuitamente protesi tricologiche, rafforzando quindi le possibilità di raggiungere una platea più ampia di beneficiari.
Io credo che l'anima solidaristica di una nazione dipenda anche dalla capacità del servizio sanitario di prendersi cura della persona nella sua totalità, non limitandosi solo all'aspetto prettamente sanitario, specie quando siamo dinanzi a patologie complesse come la patologia neoplastica. In questo ambito stiamo compiendo importanti passi avanti, stiamo avanzando grazie al Piano Oncologico Nazionale 2023-2027, che voglio ricordarlo anche in questa sede, è un documento di indirizzo che ha la finalità di mettere a disposizione di tutti gli stakeholder le raccomandazioni per migliorare gli standard già elevati dei sistemi oncologici. A differenza di quanto a volte viene raccontato, proprio in attuazione di questo documento sono stati raggiunti nuovi obiettivi, come il decreto che istituisce il Registro Nazionale dei Tumori. È un patrimonio di informazioni che ci permetterà di programmare in maniera ancora più efficace e di valutare in maniera mirata le misure più adatte nella prevenzione e nella qualità delle cure. Un ulteriore tassello è rappresentato dal decreto che istituisce la cabina di regia nazionale, che è addirittura d'arrivo, con il compito di monitorare i risultati e valutare l'efficacia delle azioni intraprese, anche per darsi con le regioni ulteriori obiettivi prioritari da raggiungere insieme. Come è stata una priorità, ne parlavamo prima, l'approvazione della legge sullo bio-oncologico, che consente a chi ha superato la malattia di vivere una vita piena senza più incontrare pregiudizi o limitazioni. Con questo stesso spirito, nel mese di aprile abbiamo firmato il primo decreto attuativo che definisce l'elenco delle patologie oncologiche per le quali è previsto un termine ridotto per maturare il diritto all'oblio rispetto al limite dei 10 anni. E sono già addirittura d'arrivo gli altri decreti attuativi. Questo è un provvedimento che pone il nostro sistema normativo al passo con i progressi della medicina, in sintonia con i diritti di migliaia di persone che hanno vinto la loro dura battaglia contro il cancro. Ringrazio quindi ancora l'onorevole Matteo Rosso per questa importante e sentita iniziativa che credo andrà veramente incontro a quelle che sono le necessità di tante donne. Grazie. Ma anch'io mi associo ai ringraziamenti che ha fatto il signor Ministro a Matteo Rosso, anche al collega Uzzi, che anche egli si è impegnato su questo tema. Devo dire che lo comprendo perfettamente, avendolo provato dalla parte maschile, anche se devo dire poi forse come reazione è stata una reazione legittimamente diversa, direi quasi un po' strafotente, ma comunque è ovvio che c'è l'impatto, e quindi io penso che giustamente si debba dare alle persone la possibilità di vivere già una situazione difficile sotto il profilo curativo, anche se concordo col signor Ministro quando ha detto che si sono fatti dei passi da gigante nell'ambito chemioterapico rispetto alle reazioni che provocava 10 o 15 anni fa lo stesso trattamento, però è evidente che sotto soprattutto il profilo psicologico incide particolarmente. Quindi poter aiutare anche sotto il profilo psicologico a superare un momento già di difficoltà penso che sia cosa buona e giusta, e mi auguro che si chieda possibilmente la legislativa per questo provvedimento, perché ritengo che non abbia ragione d'essere opposizione alcuna, e quindi se riusciamo a licenziarlo nel più breve tempo possibile diamo un segnale veramente forte e di civile risposta a quelle che sono delle situazioni che già di per sé sono pesanti. Grazie Matteo per questo tuo contributo, grazie ai professori che seguiranno. Io mi scuso, ma devo andare in aula a fare il mio dovere e chiederei ai colleghi deputati di fare altrettanto, perché se andiamo sotto è molto peggio. Professor, io non sono solo ordine. Chiedo scusa. Professor Perrone o il professor Schitulli, a voi come non c'è un ordine, chi voi due preferisce prendere la parola prima è la cosa più. Va bene, prego. Alfabetico sono io. Presidente dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica, oncologo a Napoli. Io sono contento di essere qui a rappresentare IOM perché
Avete il ministro e l'onorevole avete rappresentato il valore psicologico che può avere la alopecia, la caduta dei capelli in caso di chemioterapia. Io vorrei aggiungere un'altra carta ancora più pesante. Siccome la reazione significa un costo aggiuntivo per le tasche dei pazienti, noi come IOM abbiamo dati che dimostrano che in Italia esiste un problema di tossicità finanziaria legata ad alcuni aspetti del welfare su cui il Servizio Sanitario Nazionale, che noi amiamo e che vogliamo difendere assolutamente, su cui però è necessario fare manutenzione. Riuscire ad affrontare alcuni di quegli aspetti nei quali la spesa, come si suol dire, out of pocket è la conseguenza di una ragionevole istanza di benessere che non è secondario rispetto ai farmaci contro il cancro, è a nostro modo di vedere un percorso assolutamente importante e lo sosteniamo in tutti i modi. Siamo anche reduci dalla bellissima storia del diritto all'oblio, nata in ambiente parlamentare da varie parti, sostenuta fortemente dal Ministero, nella quale anche noi ci siamo impegnati strenuamente, ed è stata una storia bellissima perché il Parlamento ha votato all'unanimità. Noi siamo convinti che su alcuni temi, i temi della salute in maniera particolare, non solo quelli dell'oncologia, poi ovviamente io rappresento quelli, ma la necessità di avere visioni unitarie da parte del Parlamento è il primo passo per poter tutti quanti noi scommettere su un miglioramento anche per i cittadini italiani dei risultati della cura del cancro. Tra l'altro, in prospettiva futura, ultima notazione, questo decreto, questa legge, auguriamoci, non correrà tanto rapidamente il rischio di diventare inutile e desueta, perché in una nuova ondata di farmaci innovativi che stanno arrivando, in realtà stiamo anche riproponendo chemioterapici in una forma che definiamo smart, il che significa migliorarne l'efficacia, ridurne le tossicità, alcune molto importanti, ma ahimè sulla alopecia il problema continuerà ad esserci. È un campo dove negli anni di ricerca ce n'è stata non facile e non fortunata in termini di risultati, e quindi è realmente una cosa sulla quale noi, nel valutare pesi e misure di efficacia e tossicità, tante volte ci troviamo a dover dire sì, è un passaggio da fare. Se su tutto il territorio nazionale, perdonatemi ma io questa cosa la sottolineo, riusciamo a dare un supporto a chi vuole affrontare questo problema, non con la sana leggerezza alla quale faceva riferimento prima l'onorevole, ma con una parrucca, è veramente una cosa molto bella, e da parte dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica tutto il supporto e i ringraziamenti per questa iniziativa. Grazie per il cortese e gradito invito. La LILT, come sapete, è un ente pubblico vigilato dal Ministero della Salute e controllato dal MEF, però noi contiamo 106 sedi provinciali, tante quante corrispondono alle province presenti nel nostro territorio, e oltre 300 ambulatori. Il nostro compito essenziale è affidarsi al ruolo della prevenzione e capire quanto fondamentale sia la prevenzione nelle sue tre forme, primaria, secondaria e terziaria. Per quanto riguarda questa opportunità, io vi sono particolarmente grato e ringrazio anche l'onorevole per questa iniziativa. Noi abbiamo già avuto, come ha sottolineato anche il collega, la legge sull'oblio, che è stata di fondamentale importanza sotto l'aspetto sociale. Oggi questa proposta di legge, questa legge che mi auguro possa davvero essere promulgata il primo possibile, darà respiro e garantirà una qualità di vita degna di questo nome anche alle donne e a chi viene sottoposto a trattamenti chemioterapici. È stata già sottolineata la tossicità. Io voglio soltanto soffermarmi su alcuni numeri. Voi considerate che ogni giorno 171 donne italiane
scoprono di avere un cancro al seno. Abbiamo già oggi circa 1 milione di donne che hanno vissuto l'esperienza cancro al seno, molte delle quali sono state traumatizzate in quel periodo, in quei 6 mesi, 12 mesi di trattamento chemioterapico, proprio in virtù di questo tra virgolette incidente di percorso o effetto collaterale nocivo. Questo ha comportato anche non soltanto uno squilibrio da un punto di vista fisico, ma anche psicologico, sociale e anche occupazionale. Per le donne che sono ritornate allo impegno a livello di attività lavorativa. Di questo 1 milione di donne abbiamo ancora a che fare con circa 40.000 donne che sono in una fase avanzata, in una fase critica della malattia, donne che vengono sottoposte ovviamente a trattamenti chemioterapici e questi sono non soltanto più tossici, ma anche più lunghi rispetto ai periodi precedenti. Ecco l'impegno della LILT, quello di poter garantire attraverso gli spazi di prevenzione che abbiamo, attraverso gli oltre 300 ambulatori, di poter garantire una attenta visione del mondo, in questo caso del mondo femminile, e supportarli attraverso gli effetti che andremo a registrare da questa legge. Io di tanto vi ringrazio e do la disponibilità come LILT. Mi permetterò di chiedervi di partecipare alle audizioni, se dovremo fare delle audizioni in commissione. Certamente. Perché ogni proposta aggiuntiva sarà gradita. Grazie molte. Grazie.